21 anni dopo, per non dimenticare gli anni di piombo delle stragi del 1992, il sacrificio di uomini come Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino, degli agenti delle scorte e di tutte quelle persone cadute per difendere la patria e i valori di legalità e rispetto delle regole. Anche quest'anno, nel giorno del 21esimo anniversario della strage di Capaci, l'ACIS, Associazione Commercianti e Imprenditori Sant'Agatesi, ha voluto celebrare la giornata del ricordo, sfilando per le vie di Sant'Agata Militello. Al corteo hanno preso parte le autorità civili e militari, gli esponenti delle forze dell'ordine, dell'imprenditoria, della società civile e gli alunni delle scuole. Noi, come ormai in consuetudine da più di 20 anni, organizziamo questa manifestazione in ricordo della commemorazione della strage di Capaci. Noi siamo da 22 anni in prima linea a combattere i soprusi, le illegalità, stimoliamo sempre i giovani per cercare di rispettare le regole e con la nostra testimonianza, con la testimonianza anche dei nostri colleghi imprenditori e commercianti che hanno denunciato, che andiamo in giro per le scuole per cercare di far conoscere la realtà siciliana di 20 anni fa e quella di oggi, che è molto cambiata rispetto a prima. Ospite della giornata Mario Caniglia, l'imprenditore agrumicolo di Scordia, che denunciò gli innumerevoli tentativi di estorsione ai suoi danni. Se io pagavo, dal momento che paghi non sei più un uomo libero. Faccio un esempio, perché la mafia viene, prima ti chiede il dito, poi si prende la mano, poi il braccio, il corpo e infine l'anima. E allora non ci sono alternative. Bisogna avere fiducia nell'istituzione, perché io sin dal primo momento ho avuto fiducia nell'istituzione e a me tale fiducia è stata retribuita.